Partecipano persone di varia estrazione, possono essere persone che lavorano e che cercano un altro lavoro, persone che stanno cercando lavoro, persone che vogliono magari anche continuare a fare il loro lavoro, ma farlo con un altro significato, con un'altra motivazione. E stanno partecipando ai nostri corsi di scollocamento molte persone. Ci sono dei periodi che noi dobbiamo fare uno dietro l'altro perché abbiamo moltissime richieste. E tra l'altro li facciamo questi corsi in un luogo emblematico, perché è il Parco delle Energie Rinnovabili in Umbria, in provincia di Terni, dove un imprenditore, Alessandro Ronca, ha realizzato un centro per le tecnologie alternative in Italia, e che è praticamente l'unico centro di questo tipo. E questo imprenditore, piuttosto che piangere e pensare che inveire contro il governo o che ne so io, inveire contro la crisi, si è rimboccato le maniche e ha realizzato questo centro, che è anche agriturismo, dove vengono alloggiate le persone che fanno i corsi dell'ufficio di scollocamento, e ha dimostrato come è possibile fare un'imprenditoria diversa. In questi luoghi proprio a noi interessa far vedere fisicamente come è possibile cambiare, fisicamente nel senso che queste persone vengono alloggiate in questo posto e vedono come per esempio è possibile lavorare anche nel settore ambientale, nel settore delle energie rinnovabili, nel settore della bioedilizia, ma non solo, perché ci possono essere tanti altri settori dove si può lavorare e avere, che è questo un po' il nostro obiettivo per quello che riguarda lo scollocamento, avere comunque, dare un senso al proprio lavoro, perché ormai siamo arrivati purtroppo alla situazione per cui il lavoro è esclusivamente il mezzo per avere dei soldi per comprare quello che ci dicono ci serve. Invece secondo noi il lavoro deve ritornare ad avere senso per la propria esistenza e non essere solo questo mezzo per avere dei soldi. Allora, bisogna prima definire se questa crisi c'è, nel senso che ci dicono che c'è la crisi, però quello che noi sottolineiamo e vediamo spesso è che c'è un enorme spreco, dal punto di vista degli enti pubblici, un spreco dal punto di vista dei privati, e quindi non si capisce com'è possibile parlare di crisi quando ci sono degli sprechi. Cioè, se io spreco dei soldi non sono in crisi, quindi è strano parlare di crisi in una società come la nostra, opulenta, strapiena di sprechi, di persone che non tengono conto assolutamente delle prossime generazioni, che non fanno un minimo di ragionamento sulle scelte che fanno. Quindi bisognerebbe prima chiedersi se veramente questa crisi c'è e che tipo di crisi è. Ogni persona ha capacità, intelligenza e potenzialità grandissime, quindi è possibile farlo da soli, ma è ancora meglio se ci si mette assieme agli altri. Una delle, purtroppo, delle cose che questo sistema ci ha, tutta questa società ci ha quasi messo dentro il DNA, è il fatto che ognuno deve fare da sé, ognuno deve essere individualista, ognuno nella propria casetta, nel proprio appartamento, la propria famigliola, e questo è propedeutico ovviamente a un sistema che ha bisogno di che le persone comprino qualsiasi cosa. Il fatto di mettersi agli altri significa di ridurre le spese, significa darsi una mano, significa magari condividere l'automobile, condividere degli attrezzi, condividere tante cose, e significa ridurre le spese. Certo, per quello che riguarda il prodotto interno lordo è una contraddizione, perché meno spese uno fa, meno cose compra e meno contribuisce all'aumento del prodotto interno lordo, e già questa è una contraddizione che fa capire quanto è schizofrenico questo sistema. Però aumenta di sicuro la condivisione con gli altri, aumenta la qualità della vita, diminuisce le spese, e quindi è un percorso interessante.